Salve, visualizzatori e visualizzatrici di ogni tempo ed ogni spazio. Ben ritrovati in un altro video in compagnia del sottoscritto, uomo d'altri tempi. Sono abbastanza felice di comunicarvi che il video di oggi sarà particolare, in quanto nell'odierno incontro commemorerò insieme a voi due ricorrenze speciali legate a questo mio lascito virtuale. Un anno di esistenza dalla creazione del canale, avvenuta il 12 febbraio 2016, ed un anno trascorso dalla pubblicazione del prologo di questo suddetto lascito, ovvero il 14 febbraio 2016. Sono molto contento di questo, in quanto personalmente non mi sarei mai aspettato di riuscire a gestire un canale YouTube in concomitanza con i numerosi impegni legati alla mia quotidianità di vita, e né tantomeno mi sarei mai aspettato di riuscire a coinvolgere ed interessare con le mie trattazioni personali alcun visualizzatore e alcuna visualizzatrice. Tutto ciò per me si è rivelato essere una gradita sorpresa, e di questo ringrazio principalmente voi utenti, che mi permettete di alimentare le discussioni che imbastisco con i vostri interessanti e sempre più variegati punti di vista, per cui, dal profondo del mio animo, vi dico grazie. Come ormai saprete bene, questo canale nasce con l'intento di fungere da mio lascito personale, nel quale inserisco ciò che risultano essere i miei pensieri, le mie passioni e le mie esperienze di vita, con lo scopo di lasciare qualcosa della mia persona all'interno di un contenitore nel quale è risaputo che ogni elemento che vi finisce dentro difficilmente potrà esserne estratto fuori o eliminato. Dopotutto non viene chiamata rete a sproposito. Ciò che mi ha spinto a realizzare tutto questo è stata, se vogliamo, un'idea prettamente egoista: il preservare gran parte del mio ricordo e di ciò che costituisce la mia coscienza. E questa decisione egoista nasce da alcune esperienze che ho vissuto legate sia a persone che mi erano molto vicine e sia a quello che risulta essere il mio attuale percorso di vita. Una tra tutte risulta essere stata l'esperienza particolarmente spiacevole avuta circa 3 anni fa nel relazionarmi con mia nonna, pace all'anima sua, la quale soffriva da tempo di una forma profonda del morbo di Alzheimer, e che per tale ragione aveva oramai perso gran parte dei suoi ricordi e delle sue memorie, anche legate ai momenti passati insieme. Personalmente ho sempre considerato la memoria una delle cose più belle che la casualità dell'esistenza mi abbia mai donato, e che reputo essere uno dei pochi aspetti positivi e una delle poche vere capacità utili che caratterizzano la mia persona. Vedendo ciò che era successo a mia nonna, il pensiero di poter un giorno perdere ogni singolo ricordo, bello o brutto che sia, si era annidato nella mia mente, portandomi ad avere un timore non indifferente verso questa eventualità. I ricordi sono ciò che compongono la nostra essenza. Noi di fatto siamo la somma dei momenti che abbiamo vissuto. Una volta che questi spariscono, è come essere morti e lasciarsi dietro di sé un'altra coscienza vuota, a suo modo nuova ed intonsa, una sorta di tabula rasa, contenuta in un corpo che quest'ultima non riesce a riconoscere più come suo. Il tuo essere muore a poco, benché il tuo corpo materiale continui ad esistere. Questo fatto cominciò quindi a farmi prendere in considerazione l'idea di creare una sorta di diario, nel quale inserire tutti quelli che risultavano essere i miei pensieri, affinché un giorno, in caso di perdita di memoria, avrei potuto riprenderli in mano e riscoprire che tipo di persona io fossi. Ma i numerosi impegni ed il tempo sempre più risicato portarono quell'idea a nascondersi sempre più in fondo nella mia mente. La vera e propria scintilla che mi spinse a realizzare questa raccolta di memorie arrivò un giorno gelido di fine gennaio 2016, mentre ero solito svolgere le quotidiane mansioni giornaliere e accudire tutti gli impegni a cui sto solitamente dietro. In quel momento, pensando a quello che stavo facendo e a quella che era la mia condizione di vita, ho realizzato qualcosa. Ho capito che, nonostante tutti gli sforzi che avevo sempre posto per farmi strada nella maniera più consona in questo mondo in continuo fermento ed evoluzione nel mio percorso formativo, le mie capacità risultavano essere tenui e molto minori rispetto a tante altre persone che mi circondavano, e che pertanto non sarei mai riuscito, come tante altre figure autorevoli che ho sempre ammirato e alle quali mi sono ispirato, come Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Isaac Newton, Antonio Meucci, Nikola Tesla, Frank Drake e tanti altri, a realizzare o scoprire qualcosa in grado di permettere alla nostra specie di compiere dei passi in avanti, di evolversi ulteriormente e di riuscire attraverso ciò a far sì che anche il mio ricordo,
e il ricordo del mio operato sopravvivesse alla mia persona fisica, permettendo così ai miei pensieri di superare i confini materiali e temporali che opprimono la materia di cui siamo composti, ma non le idee e i concetti che sono in grado di sfuggire alla storia e di spingersi lontano. E così ho deciso di realizzare questo lascito per permettere al mio ricordo di sopravvivere, dopo aver riflettuto bene sui lati negativi e positivi che avrei incontrato sulla strada verso la quale mi stavo andando a dirigere, e pertanto cosciente dei possibili insulti gratuiti che avrei potuto ricevere in merito alla mia tonalità vocale un tantino fastidiosa e alla qualità del mio operato. Fortunatamente ho trovato solamente critiche costruttive. Non fa alcuna differenza siano esse positive o negative, l'importante è che sono argomentate. Sono partito dal presupposto certo che questo mio lascito avrebbe seguito le stesse regole dei messaggi in bottiglia. Vi è il 50% di probabilità che esso venga trovato e letto, e vi è anche l'altro 50% di probabilità che i flutti e le onde metaforiche della rete non permettano al messaggio di essere recepito da alcuna persona, portandolo oltretutto ad inabissarsi totalmente. Ma non ho mai considerato questo elemento in chiave negativa, anzi, contiene quasi una sorta di poetica intrinseca, non trovate? E poi, il resto della storia credo che lo conosciate bene anche voi. Ma devo ammettere che su uno di questi aspetti mi sono dovuto ricredere, in quanto questo progetto mi ha effettivamente permesso di confrontarmi con altre persone lontane dal luogo nel quale io vivo e che non sarei stato in grado di conoscere in alcun'altra maniera. Ovviamente mi sto riferendo a voi. Ho avuto il grande piacere di imbastire delle interessanti discussioni con voi visualizzatori e visualizzatrici, che considero oramai come dei conoscenti, seppur alla lontana, che puntualmente si riuniscono e mi espongono il loro punto di vista sugli argomenti che propongo. E, per tale ragione, questo mio lascito ha assunto anche un'altra funzione, che mi sta anch'essa particolarmente a cuore, quella di alimentare la discussione con toni civili e volenterosi. E se sono riuscito a coinvolgervi con le mie trattazioni, questo non significa forse che, in piccola parte, sono riuscito a donare qualcosa di mio ad una piccola cerchia della nostra comunità? Ma non voglio in assoluta maniera annoiarvi ulteriormente nel porgervi i dovuti ringraziamenti o nell'approfondire ancora di più ciò che mi ha spinto a creare il canale. Perciò mi accingo, seduta stante, a concludere questo mio resoconto d'anno, che spero sarà il primo di una lunga serie, per poi passare alle anticipazioni relative alle trattazioni che presenterò in questo nuovo corso e a mostrarvi oltretutto un po' quelle che sono le basi logiche su cui si fonda questa struttura virtuale divisa in stanze che ho ideato, nella quale sono solito approcciarmi con voi. Prima di tutto, numeri! In quest'anno appena trascorso sono riuscito a realizzare e a pubblicare un totale di 22 video di discussione. Per essere precisi, 9 relativi agli aspetti sociali e alle mentalità che caratterizzano la nostra comunità, 3 legate alle mie passioni in ambito scientifico e tecnico, 7 legate alle mie passioni in ambito artistico ed infine 3 relativi ad eventi particolari e discussioni legate prettamente alla struttura del canale. Non pensavo che sarei stato in grado di produrre così tante pagine virtuali di trattazione, e pertanto spero di riuscire in questo nuovo anno a realizzarne quantomeno un numero pari, se non superiore, continuando tuttavia a dedicargli il giusto tempo di preparazione e le giuste cure nelle procedure atte alla creazione delle animazioni, dei disegni e dell'editing, nella misura in cui le mie scarse abilità artistiche riusciranno a permettermelo. E proprio in merito a questo, mano a mano che mi prodigo nel pubblicare dei nuovi video di discussione, sto avendo sempre più modo di comprendere e affinare le mie competenze in merito al montaggio dei video e alla padronanza delle funzioni del programma necessario per svolgere tale compito. Andando avanti di questo passo, quindi, si auspica che riesca ad abbellire ed impreziosire ulteriormente le mie trattazioni e permettere così un maggiore comfort visivo e sonoro a tutti voi visualizzatori e visualizzatrici. Ecco quindi conclusa la parte analitica e burocratica, se così vogliamo definirla, del video. E passiamo senza indugio alla parte certamente più interessante di questa commemorazione. Vi mostrerò qualcosa che ho in serbo per arricchire le trattazioni che porterò quest'anno. Seguitemi e attenti a dove mettete i piedi, eh? Eccoci qui, questa è la sala dei ricordi.
Qui conservo quelli che risultano essere i ricordi che posseggo e che sono legati a vari periodi della mia esistenza, dai più datati fino a quelli odierni. Come potete ammirare voi stessi, questa stanza è abbastanza ampia e capiente, perfetta quindi per contenere tutti i ricordi che deciderò di inserirvici. Inoltre, qui sono solito conservare la versione virtuale di alcuni oggetti decorativi specifici legati ad aspetti e a momenti particolari della mia vita personale e che mi permettono di tenere vivi questi suddetti ricordi. Per esempio, quel bel gargoyle verde posizionato là in fondo è relativo a un gioco che da 12 anni mi piaceva parecchio, ovvero Medieval Resurrection, reboot del 2005 della nota serie videoludica di Medieval del 1998, che non ho mai avuto la possibilità di recuperare. Poi, lassù sulla mensola, troviamo una macchina da scrivere Olivetti Lettera 82, copia esatta di quella che custodisco gelosamente sul ripiano della mia camera da letto. La foto di una persona a me molto cara, realizzata con il mio solito stile di disegno. Un vecchio telefono a disco non più funzionante, come quello con cui ero solito giocare quando avevo 4 anni. La riproduzione di una piccola statuetta di un guerriero nuragico, simile a quella che ho poggiata sopra il comodino, ed un macinino per il caffè, come quello che tengo adagiato sul ripiano della cucina. Qui sopra, nel lato destro del muro, ho appeso una copia esatta del barometro che giace su una delle pareti di casa mia. E di fianco a me, ho voluto aggiungere un po' di allegria alla parete ubicandovi il caro VR, che dona sempre un po' di vivacità alle camere, grazie ai colori intensi delle scaglie che lo ricoprono. No, le sue iniziali non sono l'acronimo di Virtual Reality, no. Quelle due lettere stanno per Voce del Rimpianto. Credetemi quando vi dico che è un tipo per niente caotico, dalla battuta pronta e di grande compagnia, ma alle volte si rivela essere piuttosto snervante, nonché invadente, specie nelle giornate in cui mi ritrovo di un buon umore. Aspettate che mi mostro. Ehi là, VR, come va? Tutto bene? Avresti dovuto iscriverti a quel corso di fumetto che era stato organizzato nella tua scuola, quando frequentavi la seconda superiore. Almeno adesso saresti in grado di disegnare qualcosa di decente e non solamente sgorbi informi da autodidatta, come quell'ammasso di bit fatto con Paint che stai usando per parlare. Oh, dimenticavo! Eri talmente timido ed insicuro che avevi soggezione perfino a chiedere ai tuoi genitori di passarti il sale durante l'ora di pranzo. Tutto bene anche io, grazie. Ma dimmi, ti va bene la posizione nella quale ti ho appeso? Godi di una buona visuale da lassù? Avresti dovuto accettare la proposta di uscita che ti aveva fatto quella ragazza incontrata per caso quella volta al bar 4 anni fa e con la quale avevi scambiato qualche parola. Ti aveva persino lasciato il suo numero di cellulare. Se avessi accettato, forse ora ti saresti ritrovato con una compagna con cui passare il fine settimana, invece di continuare con questa tua vita da simile eremita e di essere ancora single. Caspita, lo sei dalla nascita, roba da non credere. Oh, dimenticavo, tu non ti fidi delle persone che non conosci e che si dimostrano essere interessate a te, senza contare che soffri pure di calliginefobia. Sei proprio senza speranze. Ora può bastare, VR. Ho capito l'antifona. Non ti disturbo più, tranquillo. Visto? Che vi dicevo? Sa essere una vera seccatura quando ci si mette d'impegno. Comunque, per finire il tour della stanza, ai miei piedi troviamo il cestino dei ricordi indesiderati. Coerente con l'espressione latina omen nomen. Ovviamente non lo svuoto mai. Sono convinto che anche i ricordi brutti e tristi siano altrettanto preziosi quanto quelli belli e felici, e pertanto meritevoli di essere conservati e non certo eliminati. Ma non è vero, stai ciarlando! Il numero del nome di quella ragazza è come se li hai eliminati dalla tua memoria! Che razza di truffaldino che sei! Shh, taci ora! Come stavo per annunciarvi, ho deciso di impiegare questa stanza come ambiente nel quale trattare degli aneddoti curiosi relativi alla mia personale esperienza di vita, che ho desiderio di inserire in questo mio lascito per arricchirlo ulteriormente. Nel farlo,
spero che anche queste possano suscitare il vostro interesse, così come lo riescono a fare le altre mie consuete trattazioni. E inoltre, è mio desiderio esporvi in questa sede anche delle storielle che personalmente reputo essere molto divertenti e curiose, relative al passato del mio paese e ad alcuni dei singolari individui che l'hanno abitato. Ho desiderio infatti di trattare anche queste sul canale, poiché ci tengo a preservare il loro ricordo anche sulla metropoli virtuale, prodigandomi nel divulgarle e contemporaneamente tenendo vive le emozioni che ho sempre provato mentre le sentivo e tuttora le sento venire raccontate da mio padre quando ci troviamo a svolgere qualche progetto insieme, oppure quando siamo soliti sederci di fronte al caminetto nei pomeriggi invernali. Beh, si può dire che con le anticipazioni qui abbiamo finito. Ma c'è ancora un'ultima cosa che intendo mostrarvi. Forza, seguitemi su per le scale. Ed eccoci all'ultima stanza da visitare per oggi, nonché quella ad essere posizionata più in alto di tutte, ovvero il lucernario. La impiego per meditare e per effettuare delle osservazioni nella frazione nostrana di YouTube. Proprio per tale ragione l'ho chiamata con questo specifico nome. Da qua mi è inoltre possibile, quando mi trovo come ora all'interno del sistema, nella mia forma virtuale, spostarmi tra i vari canali YouTube attraverso quell'accesso virtuale mascherato da comune e datato computer, posto al centro della camera. Ma per comprenderne appieno il funzionamento, devo prima esporvi un semplice punto concettuale. Tutti quanti sappiamo bene come appaia dall'esterno YouTube, attraverso l'assai nota interfaccia al quale noi tutti siamo soliti accedere dai dispositivi elettronici che possediamo, purché abbiano la possibilità di connettersi alla rete. Ma per quanto riguarda l'interno di YouTube, il sospetto oggettivo è noto solo ai suoi creatori e a coloro che lo gestiscono e si occupano della manutenzione dei suoi server. Ma ognuno di noi coltiva una propria e personale visione soggettiva di YouTube visto dal suo interno. Essa è confinata alla nostra persona, e anche ai nostri rispettivi canali, per chi ne ha creato uno. E pertanto ogni visione è vincolata al proprio operato e differisce da individuo ad individuo. Per chiarire meglio tutto questo, forse è il caso che prima vi mostri qualcosa per aiutarvi a comprendere ciò che intendo dire. Perché non date un'occhiata a quello che sono solito ammirare fuori dalla finestra in fondo alla stanza? Che dite? Quella che state osservando è la mia personale visione della natura intrinseca di YouTube. Un sistema cosmologico di canali, immerso in un interspazio, come l'ho ribattezzato, formato dal vorticoso e perpetuo scorrimento delle informazioni virtuali. Quei corpi scintillanti che vedete in continuo movimento e che si aggregano costantemente fra di loro. Questo sistema cosmologico immerso nell'interspazio è costituito, proprio come un sistema stellare, da dei corpi simili a pianeti, ovvero i canali, la cui struttura però segue qui la fisica delle bolle di sapone, che orbitano intorno al nucleo, un'immensa bolla nata dall'unione di quelli che risultano essere stati i primi canali ad aver raggiunto un'elevata popolarità. Il nucleo esercita sui canali una forte attrazione, proporzionale alla popolarità che questi ultimi maturano nel tempo. Più i canali divengono popolari, più le loro dimensioni aumentano e tanto più accrescono la loro notorietà, maggiormente verranno attirati dalla massa del nucleo, fino a che essi non ridurranno in maniera pressoché totale la distanza che intercorre tra le rispettive superfici di contatto dei corpi. A quel punto, il nucleo ingloba a sé quei canali, che da quel momento in poi diverranno sua parte integrante ed imprescindibile. Il suo volume è in continuo crescimento e l'aumento delle sue dimensioni determina anche un conseguente aumento dell'interspazio, che dovrà necessariamente estendersi per permettere al sistema del nucleo di continuare a propagarsi. L'estensione dell'interspazio è direttamente proporzionale ai server che vengono mano a mano aggiunti al sistema centrale di YouTube. I canali che godono di una certa popolarità, ma che non sono stati ancora fagocitati dal nucleo, stazionano su di un'orbita molto prossima ad esso, che ho denominato come fascia interna o fascia del nucleo, mentre i canali meno noti, come quello di questo mio lascito, stazionano lontani dal nucleo, in quella zona poco esplorata ma popolata da un gran numero di corpi che ho denominato come fascia esterna o fascia della nicchia.
La visione dell'ambiente di YouTube esterno ai canali è influenzata dalla superficie che riveste le bolle. Essa funge da velo di maglia virtuale, che permette ai detentori dei canali di osservare solamente l'aspetto soggettivo della natura di YouTube. Per tale ragione ognuno di noi presenta una visione di essa diversa da individuo a individuo. Anche questa mia visione, appena mostrata, non è quella della sua reale struttura, e voi avete avuto modo di vederla perché ve l'ho mostrata io attraverso un mio video contenuto nel mio canale e quindi influenzato dalla superficie di questo. L'unico modo per conoscere la vera natura di YouTube sarebbe quella di uscire dai confini materiali del proprio canale. Ma questo risulta essere particolarmente pericoloso, perché ciò significherebbe venire a contatto con l'interspazio e i suoi turbini di informazioni che vorticano a una velocità di trasferimento dati incredibilmente alta, rischiando così di perdere per sempre la propria struttura virtuale. Ecco perché nessun individuo non addetto ai lavori conosce la reale natura intrinseca di YouTube. Perché nessun utente ha mai voluto rischiare di perdere tutto cercando di uscire fuori dai confini del proprio canale. Vi siete mai chiesti perché spesso i contenuti di un canale che viene cancellato o eliminato si ritrovano a saltar fuori in altri canali estranei? Nella mia visione, quando un canale viene chiuso, le sue pareti si forano e ciò che era contenuto al suo interno si sprigiona nell'interspazio, mischiandosi tra le innumerevoli informazioni che vi scorrono, sfuggendo al controllo del suo detentore originario e divenendo di dominio pubblico con il resto delle altre informazioni. L'unico modo per comunicare tra i canali risulta essere la barra di ricerca posta in alto, che proviamo in ogni pagina di YouTube. Attraverso un accesso alla barra, nel mio caso proprio il computer che vi ho mostrato prima, è possibile comunicare con i vari canali e recarsi al loro interno per visionare i contenuti che ha da offrire. Oppure, se si ha desiderio di recarsi in altri luoghi della metropoli virtuale che non sia YouTube, sempre attraverso l'accesso è possibile anche raggiungere la barra di ricerca dei propri browser e da lì spostarsi laddove si ha desiderio di proseguire. Proprio così, ogni canale ha solo un accesso che funge sia da entrata che da uscita. Non è molto sicuro, ma hey, queste sono le regole e bisogna rispettarle. Beh, con quest'ultima tappa si conclude questo episodio commemorativo dell'Hashito. Spero vi sia piaciuto e che vi abbia suscitato della curiosità e del divertimento. E con esso ho avuto modo oltretutto di inserire un altro aspetto legato al mio essere, la mia personale visione di YouTube. Chissà come sarà la vostra? Quanti mondi strani e curiosi si nascondono all'interno di ogni canale e all'interno della mente di ognuno di noi? Personalmente adoro stare qui nella fascia della nicchia e mai sognerei di ritrovarmi nella fascia del nucleo. Qui si sta bene, è tutto tranquillo, le persone che si trovano qui sono tutte così calme e desiderose di parlare del più e del meno. Non c'è nulla da perdere stando in questa zona. E anche se in questa parte di YouTube si è soliti veder suonare al proprio campanellino dei testimoni di spam, dediti al voler far conoscere il loro culto presentandosi mentre recitano il solito mantra del iscritto ricambi, che alle volte possono apparire un po' fastidiosi, personalmente neanche loro mi dispiacciono affatto. Se rispettano le regole, non insultano e non ti impongono nulla, a starle a sentire non costa nulla. E poi, dite la verità. Non pensate che il panorama sia infinitamente più bello da questa distanza? Già, lo penso anch'io.